Apparentemente no, ma lo è anche un crime, un poliziesco. È un film che racconta la storia di due uomini che fanno quello di lavoro. È un film che racconta una storia di amicizia profonda, di solitudine, della difficoltà di essere prossimi all'altro. È un film che racconta il rapporto con se stessi, tocca argomenti diciamo molto importanti sia per quanto riguarda i nostri due personaggi che per il contesto in cui si calano. E vivono entrambi una condizione psicologica particolare, combattono contro dei mostri, contro dei fantasmi, delle depressioni anche. E quindi i personaggi sono anche messi di fronte a quello che è la difficoltà professionale di un falco. Ma no, devo dire di no. E per quanto mi riguarda, avere a che fare con personaggi che si distanziano da quello che è il mio vissuto personale mi aiuta moltissimo. Con Fortunato e con Tony abbiamo avuto la possibilità appunto di approfondire i caratteri dei personaggi proprio lavorando su un materiale che era diciamo sconosciuto a entrambi, e quindi abbiamo avuto la possibilità di inventare un percorso, di creare qualcosa che si distanziasse da quello che è il percorso di vita naturale nostro personale. Sì, io sono d'accordo, in genere è bene fare questa distinzione, no? Un oggetto da creare a volte è meglio se distante da te. Io non mi sento di essere simile a Peppe, sicuramente Peppe ha preso di me, ma il fatto che fosse molto diverso da me mi ha aiutato a vederlo bene. E imparo qualcosa frequentandolo, ho imparato qualcosa da lui, quindi questo sì, perché vedendolo, calandolo in delle circostanze ho capito alcune cose anch'io, questo sì. Guarda, a me piace molto parlare di cinema di genere, ma fatta salva una premessa, che non è il genere che conta, quanto la qualità del film. Tornando in testa alla domanda, sicuramente è un crime, è un noir, è un film, è un poliziesco, si può dire così, però poi vedi, sono categorie che ingannano un pochettino, perché poi chi vedrà il film si accorgerà che in questo contesto del genere è una storia che passa, è una storia raccontata con le tecniche di un genere, ma in realtà è quello che c'è dentro che è importante. Sì, il cinema di genere, chiamiamolo così, è un film come Falchi, come anche lo chiamavano Gigi Robot, Veloce come il vento, ti dà la possibilità di, da spettatore, di vedere una storia senza necessariamente ritrovarsi come cittadino, come parte attiva del in senso civico, diciamo, quindi non ritrovi la Napoli che siamo abituati a vedere nella cinematografia, non siamo. Mi va di spendere anche una parola per quanto riguarda anche la fotografia, si vede una Napoli molto diversa, una Napoli a tinte rosse, c'è stato un lavoro proprio in questo senso qui, trasformare quella che è l'idea comune, l'immaginario collettivo di Napoli e invece rendere una Napoli totalmente inventata. Tant'è che i nostri falchi combattono contro una mafia cinese che in verità non c'è, o comunque non ha quello spessore. E quindi ci dà la possibilità appunto da spettatore di poter vedere una storia senza necessariamente essere vicini a quella storia, ma creando quella distanza necessaria per poter stare seduti in poltrona e guardarsi un bel film. A me a teatro, in tournée, adesso sono stati anche qui a Napoli con un Giulio Cesare, con la regia di Alex Rigola. E poi si vedrà, insomma, sto appunto leggendo altre sceneggiature e capiremo bene quali fare. Sì, stessa cosa anche per me, stiamo valutando film, dovrei essere sul set fra pochissimo, ma non possiamo ancora rivelare nulla.